mi hanno invitato in un garage per una pizza in buona compagnia. Ma ho trovato un posto unico nello stile che piace a me, il garage tavolario, dove l'allestimento è un misto tra un garage e un angolo pizza. La serata era quella giusta, piena di persone interessanti e personaggi famosi, tutti amici tra loro per condividere una grande passione. C'era anche uno chef famoso, Antonio Paolino, quello che a mezzogiorno va dalla Clerici. Ha preparato un piatto semplice, ma nel modo giusto, pasta e fagioli. Due forni di dimensioni diverse, un singolo pizza e il forno principale organizzato come una vera pizzeria all'aperto. Ma ti ho detto dei tanti personaggi famosi? Monica Forgione e Michela Carbone sfornano con grande semplicità e sono una vera forza della natura. Felice Trocchia, un compagno di avventura nel mondo della pizza casalinga. E a sorpresa anche il guru, il maestro Roberto Susta, uno dei punti di riferimento della serata con la sua mitica pizza fiocco. L'anima della serata erano Valentino, quello che sta sempre al top, e Luigi Commesso, che nell'ultimo periodo sono delle star nella giuria per eventi. Ho conosciuto l'ideatore di questo rifugio di appassionati, Gianfranco Tavolario, e ho anche il suo libro. In ogni evento fatto bene, non poteva mancare lui, Vincenzo Stabile, un super appassionato, partendo dalla sua collana fino all'unghia smaltata a pizza. Ma le pizze com'erano? Non so se per la compagnia o altro, ma erano buone. Ho fatto anche una bella chiacchierata con Severino Grasso. Ma non vi ho detto di Michele Ascolese e Stefano Di Filippo, che ultimamente stanno scalando le vette del mondo pizza, e probabilmente loro erano i veri personaggi famosi della serata. Sono stato uno spettatore tra i big della pizza. Il mondo ha bisogno di più eventi di questo tipo, senza gare e senza competizioni, ma solo condivisione. Seguimi! Se posso mangiare io le pizze dei personaggi famosi, puoi farlo anche tu!